Nuova puntata di Klaus Condicio. Dopo Marcello De Lutri abbiamo un graditissimo ospite con noi, l'ex senatore ora onorevole Marcello De Angelis della PDL, che è membro della commissione di vigilanza, quindi anche oggi non ha lavorato. Scherziamo naturalmente perché l'elezione è andata a buca per l'ennesima volta, quindi hanno bigiato tutti, e anche se non ero senatore della commissione trasporti, è giusto? No, bilancio e difesa. Bilancio e difesa, quindi insomma, Quindi luoghi. ho lavorato per la finanziaria. Quindi lei ha lavorato per la finanziaria. Diciamo che ancora oggi partiamo dall'attualità più becera, più terra a terra, però visto che abbiamo la fortuna di averla al telefono con noi a Klaus Condicio, partiamo dall'attualità. Ancora un segnale negativo sulla vigilanza. Per parlare proprio a noi del popolino, che cosa vuol dire? Cioè che non si vota, cioè finché non ci si sblocca con Orlando non si va avanti, è corretto? Il problema non è solo Orlando, non è un problema legato alla persona, in realtà Certo. ci si aspettano delle garanzie per quanto riguarda il dopo l'elezione del Presidente della Vigilanza RAI, perché una volta che si è insediata la Vigilanza RAI si dovrebbe procedere allo sblocco delle nomine del Consiglio d'amministrazione, al rinnovo del Consiglio d'amministrazione e poi alle nomine RAI. C'è una situazione di forte sperequazione partitica all'interno della RAI, perché c'è un evidente controllo e una presenza che veniva dal vecchio PC e comunque poi del PD e dei DS, che è effettivamente eccessiva, e ci si aspetta quantomeno di riuscire a riequilibrare con le prossime nomine queste presenze. Senta, la tecnostruttura RAI si è più orientata diciamo alla sinistra, al cattocomunismo come tradizione, questo è sicuramente un dato di fatto e innegabile. Ma lei crede che sia sufficiente mettere delle persone ai vertici perché le cose cambino? Non è un problema proprio del DNA RAI, che è proprio così, che non è subito, tra virgolette, modificabile, se mi permette, estirpabile? Questo è assolutamente vero, ma vale per qualsiasi struttura, non è cambiando i generali che si cambia la natura, non so, di un esercito. Contano molto di più i capitani e i marescialli piuttosto che gli alti ufficiali, io che sono in commissione di difesa faccio questo ragionamento, e in realtà non è cambiando un direttore generale piuttosto che i membri del Consiglio d'amministrazione che si cambia l'indirizzo reale di un servizio. Il problema, e tra l'altro non si può fare in maniera coercitiva, perché per quanto si dica la politica non ha questi strumenti su un Certo. servizio RAI, è comunque necessario avviare un rinnovamento che è in ritardo di 30 anni rispetto al rinnovamento del paese anche in RAI, e infatti quello che si chiede in realtà al centro-sinistra è un gentleman agreement, perché in realtà non si possono avere delle garanzie scritte che questo riequilibrio avvenga. Senta, si legge di. Allora, abbiamo letto di alcuni stipendi d'oro che sono usciti. Allora, quello di Vespa, e appena Vespa l'ha concordato, guarda caso è uscito subito sui giornali, e non glielo dice un uomo di destra, che non sono un uomo di destra. Sono altri stipendi d'oro, si dice, si parla dei 700.000 euro a Santoro, dei 500.000 euro a Flores. Su questi stipendi d'oro, intanto se mi dà una conferma, e poi cosa cavolo fa la vigilanza? Cioè, nell'era del carovita vi potete permettere di dare questi stipendi mentre la BBC li ha decurtati? Cioè, la domanda è: A, se conferma questi stipendi; B, se metterete anche lei, insomma, attento alle questioni sociali, un salary cap, come ha fatto la BBC. Io non conosco le cifre reali dei contratti di Allora non nessuno, perché vigilate. no, in questo momento infatti non stiamo vigilando, perché come appunto abbiamo detto in premessa la commissione di vigilanza non c'è. Possiamo Ma dire che allora se qualcuno ha approfittato un po' anche dell'interregno? non necessariamente, in realtà questi stipendi, ma come anche le consulenze autorali che in certi casi superano addirittura le cifre che abbiamo enunciato, sono purtroppo una cattiva abitudine del servizio pubblico, ma da tempi lunghissimi. C'è una arbitrarietà nella possibilità di pagare, per esempio, alcuni collaboratori che portano
spesso e volentieri a delle sperequazioni che gli diciamo allora che gli stipendi d'oro sono veri, poi nel dettaglio non lei non è a conoscenza, ok? No, non sono a conoscenza dei numeri, però sicuramente ci sono effettivamente anche entità superiori, ok? Non solo, ma in fin dei conti tutto quanto quello che si addebita specchio e si è debitato in alcuni libri o alcuni siti internet come privilegi della casta estesi a tutti i presenti parlamentari, okay. I direttori. Vigilerete come la BBC, voi vigilanza, una volta costituiti, vigilerete su queste deflagrazioni, sì o no? Io credo che sia inevitabile indipendentemente dalle buone intenzioni, perché la situazione finanziaria e il fine del anche del paese, scusi. Esatto, del paese, anche l'indirizzo che ha preso in generale la politica è verso la necessità di dare dei segnali di calmierizzazione quantomeno sia autentico, quindi sarà impossibile, chiunque sia il presidente della vigilanza RAI sarà impossibile non prendere a cuore questa situazione. Quindi questo vuol dire che certi stipendi, non facciamo nome appunto per delicatezza e correttezza verso l'azienda, certi stipendi stratosferici non ci saranno. Cosa succederà ai contratti invece che in fase di definizione? Parliamo di anchorman che dovrebbero arrivare da fuori, anche questi con la nuova vigilanza rientreranno in quest'ottica, giusto? Chiaramente tutto è auspicabile. Senta, l'altra domanda è, ovviamente in questo la BBC vi ha sdoganati perché vi ha aperto la strada, perché ponendo questo limite l'Inghilterra, voglio dire, che non è certo contro il mercato, e poi lei non è mai stato un alfiere della società del mercato, vi ha aperto la strada e dimostra che insomma il servizio pubblico... Veniamo però alla qualità. Lei è un politico, ma prima ancora è un intellettuale molto serio, molto impegnato della... diciamo di una destra culturale, eccetera. Allora, la prima domanda è questa: secondo lei la Rai TV italiana, considerando che voi rappresentate quanto? Il 55 degli elettori, quanti siete? 50? Boh, 51? Sì, io mi fermerei al 50 perché 50. Comunque chiaramente ci sono delle variazioni. La Rai rappresenta nella sua articolazione dei suoi temi democraticamente questo 50%. Questa destra culturale è rappresentata, la mia sensazione è che è sottorappresentata, o no? Di questo io sono assolutamente... Oscurata addirittura, cioè siete oscurati. Innanzitutto è necessario, è comprensibile che non è solamente un problema di palinsesti, perché in realtà sono gli uomini e le donne che veicolano dei valori o comunque delle visioni del mondo, quindi... E purtroppo anche in questo caso bisogna fare un ragionamento di turnover, se vogliamo, non solo dei dirigenti, ma anche, come dicevamo prima, probabilmente gli anchor, ma no, quantomeno delle persone che gestiscono i programmi. E in secondo luogo c'è anche forse un problema, mentre invece è molto chiaro quali siano i valori e le ideologie di sinistra e di estrema sinistra che tuttora, che semplicemente nell'interpretazione della storia o degli avvenimenti sociali, vengono veicolate, forse a destra le stesse persone che si ritengono di destra non hanno idee molto chiare su quello che debbano trasmettere. Sono forse un po' crudele nel dire questo, però la sinistra è molto più strutturata. Ho capito, però può diventare un alibi, dovete anche voi fare la vostra parte.